Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio fare questo video in cui reagisco alle mie vecchie foto. E avevo già fatto un video del genere, ma vi avevo tenuto nascoste le foto di quando ero teenager, perché sono le peggiori e le più imbarazzanti del mondo. Io dubito che ci sia qualcuno che ha foto più imbarazzanti di me di quando ero teenager, e non sto scherzando. Ma ci ho pensato un sacco prima di farvele vedere, perché mi vergogno tantissimo. Però ve le farò vedere, e sono una peggio dell'altra. Ho trovato questo album nella mia vecchia cameretta, questo album, già di per sé questo è imbarazzante, in cui ci sono veramente un sacco di foto, tra cui quelle in cui avevo i capelli fucsia e i colori più assurdi e gli outfit più assurdi, cioè è tutto assurdo delle vecchie foto. Quindi iniziamo con questa galleria degli orrori. La prima foto, come descrivere questa fotografia? Allora, credo me l'abbia scattata mio papà, e penso fossimo in vacanza tipo in Croazia, non mi ricordo esattamente dove, forse a Lussimbicolo, non sono sicura. Comunque era un'isoletta della Croazia, siamo andati in vacanza. Mi ricordo di questa canotta bianca con le spalline blu, e il bordo blu era di Guess, non so dove sia finita, però la adoravo. E mi ricordo di questo asciugamano tropical, dietro c'era disegnata tipo una tipa con gli occhiali da sole. Da notare le ciabatte con le zeppe. Io sono alta 1,77 m, però portavo le ciabatte con le zeppe, che tra l'altro sono tornate di moda. Beh, erano già di moda, se non lo sapevate. Quando io ero, penso che qua fossi... qui avevo finito la prima superiore e dovevo iniziare la seconda. Mi ricordo perché quell'estate mi sono fatta i capelli fucsia, e ovviamente solo per l'estate, poi ho dovuto ritingerli prima di... sì, io, cioè, veramente. E dietro c'è uno zainetto che non era del... era della Seven, che lo usavo, che usavo tipo per andare così al mare, eccetera. Allora, cioè... e stavo bevendo, non so cosa stessi bevendo, un succo di frutta probabilmente. Allora, a parte che ero più cicciottella in quegli anni, ve lo dico subito, ma vogliamo notare i capelli fucsia, rangomitolati, con tantissimi piccoli cornetti che all'epoca facevano tanto Melanie B delle Spice Girls, e io volevo diventare lei, solo che... cioè, siamo completamente diverse per colori e tutto quanto, però io volevo assolutamente i capelli così. E mi ricordo che prima di andare in vacanza con mio papà, mia mamma il giorno prima mi aveva fatto questa fantastica pettinatura, non mi ricordo nemmeno come, dovrei chiedere a lei, con un sacco di treccine, che poi ha raggomitolato su se stessa e mi è uscita sta testa così. Mi ricordo poi anche che quando ho sciolto questa pettinatura oscena, poi avevo i capelli tipo rasta per tipo mesi, perché, cioè, è assurdo, ma avevano preso proprio la forma, my goodness. Poi c'è questa, sì, questa penso sia la foto più imbarazzante di tutte. Ero a Gardaland con una mia amica ed ero, mi sono appoggiata a questo, non lo so cosa, cancelletto. Allora, a parte che lei mi ha fatto la foto dal basso, che... le mie cosce sembrano ancora più grosse di quanto fossero in realtà. Vogliamo notare la maglietta? Qui scrivetemi se ve le ricordate, la canotta Onyx. Non so se questa fosse mia o me l'aveva prestata la mia amica, perché ci scambiavamo un sacco i vestiti, però mi ricordo le canotte Onyx, erano il top, con le bambine, con le bamboline, cioè io le adoravo, avevo tutto della Onyx. E mi ricordo anche di queste scarpe oscene, e poi avevo uno zaino blu. Mio Dio. Mio Dio. Ah, beh, vogliamo... cioè, io non so che cosa commentare, perché non so che cosa sia peggio. Vogliamo commentare i capelli? Qui li avevo già ritinti di biondo, perché dovevo iniziare l'anno scolastico. Credo che questo fosse ai primi di settembre. Siamo andate a Gardaland, se non sbaglio. E io, guardi, quando mia mamma mi fa: devi ritingerti i capelli di un colore normale prima che inizi scuola. Allora io me li sono tinti di biondo. E non sono andata dal parrucchiere, l'abbiamo fatto io e mia mamma a casa, non so come mi fosse venuto in mente, vi giuro, cioè. E quindi è venuta una roba assurda, perché sopra al colore fucsia, che ormai era sbiadito, il biondo ha preso perfettamente, però tipo sulla cute sembrano scurissimi, e poi sto biondo non è neanche un po' simile al mio naturale, neanche un po' naturale, è veramente assurdo. Bene, il livello di imbarazzo per questa foto io direi 10. Poi continuiamo, ah beh, vogliamo parlare di questa posa molto Spice Girls sotto le montagne russe, che adesso non esistono nemmeno più a Gardaland. Beh, direi che per fortuna, devo dire per fortuna, la mia amica me l'ha scattata da molto lontano, per fortuna, perché
cioè, a parte che mi si vedeva la pancia, non capisco se fosse una canotta, però posa molto Spice Girls, molto imbarazzante anche questa. Poi vogliamo parlare di questa fotografia che noi abbiamo acquistato a Gardaland, e questa era un'attrazione che si chiamava Tunga, che non esiste più, ho scoperto, a Gardaland, in cui tu praticamente entravi in una specie di banana gigante in una canoa e facevi il giretto, insomma, per questi villaggi, sembrava di essere in Africa, era una figata. E io però, cioè, tutti sorridono in queste foto, io comunque coprirò i volti per farvi vedere, ma l'unica che ha una faccia, non so, a metà tra lo schifato, l'annoiato e spaventato, non so se fossi annoiata, spaventata, schifata, io non so perché avessi fatto quella faccia, però ho fatto quella faccia e è assurdo, a parte che mi si vedevano anche le spalline del reggiseno, cioè un po' di reggiseni avevo, tipo 6 spalline, my goodness. Poi arriviamo a quest'altra, beh, questa è una specie di... No, questa credo... Questa è stata un'idea della mia amica che mi ha detto mettiti così in posa che ti faccio una foto. Allora, beh, il mio sopracciglio era quello che era, ma vi devo dire la verità, ci sono fotografie che arriveranno dopo in cui era molto peggio, quindi non voglio denigrare il mio sopracciglio. Qui avevo il piercing al naso, che ho tenuto penso solo per qualche mese, ovviamente poi l'ho tolto, però avevo il piercing al naso. Beh, come sempre ero completamente struccata, praticamente in tutte le foto che vedrete oggi sono completamente struccata, perché ho iniziato a truccarmi tipo alla fine delle superiori e anche lì pochissimo, proprio quasi niente, quindi non avevo nemmeno lo smalto sulle unghie, le mie unghie erano cortissime, forse era trasparente lo smalto. E poi mi ricordo assolutamente di questo anello che cambiava colore, sono ancora fissata con gli anelli che cambiano colore e devo averne almeno 2 o 3. Un altro ovale, uno a forma di cuore, questo non so se ce l'ho ancora, però sono sempre stata fissata con gli anelli che cambiano colore. E questa posizione, no, perché stavo pregando nel pullman tornando da Gardaland? Queste sono domande che non avranno mai risposta, del tipo chi siamo, da dove veniamo, dove stiamo andando, perché stavo pregando in pullman? Poi, beh, quest'altra fotografia, anche mia idea, questa è stata una mia idea, praticamente avevo visto una foto delle Spice Girls che facevano finta di strozzarsi a vicenda ridendo, e io ovviamente ho detto alla mia amica facciamo sta foto, e devo anche aver chiesto a qualcuno di farmi la foto e in questo stato, perché vedete che qualcun altro ce l'ha scattata. Molto molto imbarazzante, la mia amica veniva sempre meglio di me nelle foto, io, cioè, veramente mi facevo incavolare questa cosa in modo assurdo. Qui ho il triplo mento, il mio sopracciglio arriva tipo fino a qua praticamente, dopodiché svanisce, non so come mai, però forse non lo so. E poi avevo gli stessi cornetti osceni, però questa volta ho avuto la decenza di chiedere a mia mamma di farmeli soltanto davanti, dietro erano sciolti, cortissimi, di un biondo finto arancio osceno. E questo è tutto quello che ho da dire su questa fotografia. Io penso che andrò a seppellire questo album da qualche parte, in modo che nessuno su questa terra possa vederlo. Bene, qui posso definire questa foto quasi normale. La collana con la corda e le perline me l'aveva fatta questa mia amica e io la portavo sempre molto fiera, e le mie sopracciglia sono, devo dire che quella di destra era decente, quella di sinistra era tremenda, questo devo dire sulle mie sopracciglia. E si vede ancora sì la veretta al naso, i miei capelli non voglio più veramente nominarli, e poi si vede la collanina che avevo, Best Friends, e metà cuore lo portavo io, metà lo portava la mia amica, e poi avevo un'altra collana che non ho idea di che collana sia. Beh, vogliamo forse menzionare, perché lasciare fuori, pensate, la faccio vedere, non la faccio vedere, ma facciamo vedere tutto, cioè dobbiamo imbarazzarci, imbarazziamoci fino all'inverosimile. Poi c'è questa attrazione che ancora esiste, ci siamo andati anche l'ultima volta a Gardaland, e qui ci sono io che praticamente quando ho visto la videocamera, cioè la telecamera che scattava la foto, ovviamente ho ben pensato di fare sta baggianata e vabbè, comunque mi stavo divertendo se non altro. Poi se possibile c'è qualcosa di peggio, perché qui avevo, cioè è tutto l'outfit che mi fa veramente rabbrividire. Allora, a parte... Si vedeva il piercing all'ombelico qui, avevo questa canotta che mi stava malissimo, questi pantaloni che non mi stavano nemmeno bene, sempre le solite collane, questo cerchietto appunto che non voglio nemmeno più menzionare,
Penso di aver avuto sempre l'anello famoso che cambiava colore, questo è molto importante, e poi avevo questa borsa di dubbia provenienza, no, l'avevo presa in un negozio qua a Trieste, molto hippie style, perché primo anno delle superiori, forse anche secondo, solo primo anno delle superiori, ero molto così, questo stile, perché andava super di moda, quindi dovevo essere anch'io così, e poi con questi occhiali azzurri appesi qui, che io ho portato anche se la festa era di sera. Perché, direte voi? Perché io e la mia amica pensavamo fosse molto figo andare in giro con gli occhiali da sole anche di sera, probabilmente apparivamo fighe. Il problema, anzi probabilmente no, Nicole, forse me ne sto rendendo conto adesso, mi stanno crollando un sacco di certezze, io mi sentivo molto figa però non vedevo una mazza. Poi arriviamo a quest'altra foto di concerto, insomma niente di che, io avevo le scialopette rigorosamente aperte, slacciate giù, sempre la solita maglia che mi ero portata anche a Gardan, che era molto figa, mi ricordo che l'avevo pagato un casino, la mia amica ce l'aveva uguale solo di un altro colore, stessa borsa oscena, io però quasi quasi in viso sono quasi normale da questa distanza, a parte i miei capelli, a parte il fatto che invece di stare dietro stavo così. Anche qui non facevo vedere i denti, da notare quanti complessi ci facciamo quando siamo più piccoli. Poi c'è quest'altra foto, qui invece eravamo in Irlanda, in gita, non mi ricordo se fosse seconda o terza media, comunque medie sicuramente. Io avevo i capelli cortissimissimi, tipo fungo, non so perché sembrassero così... Sì, io mi ricordo perché, qui andava super di moda, che poi è tornato di moda, andava super di moda il mascara per colorare i capelli, e quindi qui erano tutti colorati, un po' di blu, un po' di rosa, insomma, assurdo. Poi avevo la maglia Adidas nera e verde, jeans, anche questi credo a zampa, e non mi ricordo che scarpe, però qui ero a Dublino e mi stavo divertendo un sacco. La figata era che noi abbiamo visto queste motociclette, e adesso non mi ricordo se fosse andata veramente così, ma ho questa idea di noi che abbiamo visto queste motociclette, ci siamo sedute sopra e ci siamo fatte la foto, e poi sono arrivati i motociclisti, che però sorridevano, non ci hanno detto niente, quindi qui si vede il tipo che si sta preparando. Noi tranquillissime, oh mio Dio. Qui avevamo, non so perché pensavo che fosse figo avere i capelli rosso bordeaux, non so perché, ma io me li sono tinta di rosso bordeaux, questa cosa l'avevo completamente rimossa perché durate pochissimo, però avevo i capelli rosso bordeaux, sempre con queste posizioni che mi facevano sembrare ancora più grassa. Poi avevo questo cappotto grigio che non so dove sia finito, non so che maglia avessi sotto, credo una roba tipo di casa, e eravamo al centro commerciale e io non capisco veramente cosa mi fosse passato per la testa, ma qui si nota perfettamente, a parte che non mi riconosco in questa foto ed è assurdo, io non credo di essere io, ma noto che avevo delle lucide labbra, ovviamente zero trucco, il naso sempre rosso, perché io soffro purtroppo di, come si chiama, ho tutte le venuzze attorno al naso rosse, e soffro molto, ho la pelle molto delicata come ben sapete, quindi se fa freddo io divento un peperone, e qui si può vedere, avevo il naso come i vecchi ubriaconi rosso, però avevo messo lucide labbra e le mie sopracciglia stavano peggiorando, e avevo questa pettinatura orribile, con questa fascia orribile, con questa posa orribile, perché stavo così, con questa borsa orribile. Non so che cosa fosse peggio, veramente. L'unica cosa che si salva forse erano i pantaloni, ma non neanche quelli. Poi ci sono alcune foto, devo dire, leggermente più normali. Per fortuna avevo abbandonato questa mia vena hippie, che non so da dove l'avessi pescata. E questa foto, mi ricordo, ero a Londra e qui avrò avuto tipo 20 anni, 19, 20 anni, 21 al massimo. Quindi era 4-5 anni prima di iniziare YouTube, qui avevo i capelli lunghi, per fortuna del mio colore naturale, e questo cerchietto dorato che, vabbè, all'epoca andava di moda, quindi insomma non posso dire niente, e stavo bevendo un cocktail all'anguria, e questo rigorosamente senza trucco, qui non si vedono le sopracciglia, ma erano praticamente invisibili, le toglievo tutte, perché le lasciavo una linea quasi. E poi l'ultima perla che vi faccio vedere oggi, sperando che vi dimentichiate le foto di prima e quando ero teenager, non credo che ci riuscirò, qui avrò avuto 19 anni,
andavano molto di moda i fiocchetti in testa. Avevo queste stelline come orecchini che adoravo. Le mie sopracciglia purtroppo erano messe veramente molto 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 male. E qui avevo messo la matita all'interno dell'occhio, che era veramente tanto per me. Quindi qui mi vedevo molto truccata, rendiamoci conto. I capelli anche qui naturali, per fortuna, senza niente. Cioè avevo passato il periodo fucsia, eccetera, grazie al cielo, che è durato solo i primi 2 anni delle superiori. E qui ero nella mia cameretta a casa della mia mamma, che poi è la cameretta in cui ho iniziato a filmare. Però qui era prima, qui avrò avuto 19 anni, massimo 20, e mi vedo molto molto piccolina. Quindi questo è quanto. E queste foto io mi devo ancora riprendere, non so voi, io mi devo ancora riprendere da queste foto, perché le ho trovate ieri a casa della mia mamma e cioè non ci potevo credere, cioè imbarazzantissime a livelli assurdi. Sono ancora in tempo per non caricare questo video, no, in realtà adesso vado a fare il montaggio e lo carico subito. Mamma mia, vi prego, cioè ditemi che anche le vostre non sono così, cioè sono così come le mie, nel senso ditemi che non sono l'unica che ha foto così imbarazzanti e di cui si vergogna così tanto, vi prego, cioè aiutatemi, ne ho bisogno. Quindi questo è quanto, vi prego siate buoni perché mi sto vergognando non poco. Quindi un bacio a tutti, spero che mi seguirete ancora dopo aver visto questo video e alla prossima, ciao.